Benvenuti cari amici su Underground Sea. Questa volta vi presentiamo un archetipo nel Commander basato sulla gilda dedita alla difesa dei cittadini di Ravnica, ligia a regole militari ferree e alla giustizia, inquadrati nelle file dell'esercito regolare o a disposizione dei potenti del piano, quella Boros. La legione Boros è composta da diverse fazioni di umani, affiancati a uno suolo di angeli che ne supportano l'azione militare in difesa delle minacce presenti sul piano, che via via si sono mosse contro Ravnica, forgiando sul campo di battaglia comandanti in grado di supportare l'azione militare con potenziamenti e skill degne di un vero generale. Non a caso le meccaniche di questa gilda sono tutte votate all'attacco e alla massiccia presenza nel campo di gioco di creature in grado di infliggere più danni possibili, ma in questa occasione andremo ad analizzare una specifica qualità di uno di questi angeli, il più potente e combattivo, in grado di offrirci una nuova combat phase per tutta la nostra terribile armata. Questa volta vi parleremo di Aurelia, the World Leader. Prendendo in esame l'abilità di questo angelo, ci accorgiamo che oltre alla sua peculiarità di guerriera, si unisce la possibilità di ottenere un attacco aggiuntivo, stappando tutte le creature in campo per una seconda fase di combattimento addizionale. Considerando il costo del nostro comandante e la capacità in questi colori di popolare il board di molte creature, l'effetto di questo angelo diventa oltremodo efficace, anche se necessita di una strategia ben precisa. Innanzitutto dobbiamo rendere le nostre truppe efficienti ed incisive, potenziandole o ingrossandole in qualche modo. Poi dovremo rinforzarle, magari proteggendole da vratte o rimozioni. In questi colori però abbiamo tutto quel che ci serve per l'azione di questo tipo, coordinate micidiale come il più efficiente degli eserciti sul campo di battaglia. Come è intuibile nel nostro comandante, questo archetipo punta a infliggere il maggior numero di danni possibile tramite la combat phase ai nostri avversari. Un compito non certo facile in multiplayer, ma scegliendo i bittanti giusti e le strategie agro migliori, possiamo riuscire nell'impresa. Una prima scelta ricade sicuramente su Serra Ascendant, un bittante a costo 1 che grazie alle regole del formato è automaticamente un 6-6 volante con lifelink, un ottimo modo per iniziare al meglio le nostre partite. Un'altra abilità utile è certamente quella di rendere indistruttibile le nostre creature e con Selfless Spirit, Anya Merciless Angel e Archangel Avacyn, che si può trasformare facilmente in Avacyn the Purifier, possiamo garantire l'attivazione di questa abilità, perfetta per reggere le vratte del formato che ci possono rallentare nella nostra race. Con un'abilità analoga possiamo introdurre Kition, Hero of Akros, Sarkhan, The Dragon Speaker, entrambi in grado di trasformarsi in creature indistruttibili, oltre a diventare alla bisogna dei Planeswalker adatti a supportare le strategie del mazzo. Passiamo a valutare carte in grado di offrirci un'abilità utili nella combat phase. Archetype of Aggression, ad esempio, fornisce Travolgere, Angelic Field Marshal dona a tutti cautela, mentre Mass Hysteria estende l'abilità Rapidità a tutte le creature. Insomma, tutti strumenti utili per rendere la nostra armata più aggressiva, compatta verso gli attacchi avversari e rapida, per entrare subito in azione. Con finalità simili possiamo sfruttare l'abilità Battaglione, con Fireman Avenger, Frontline Medic e Tajin, Blade of the Legion, attivando effetti a noi favorevoli in virtù della numerosità dei nostri attaccanti, che dovranno essere almeno 3 in totale, nella combat phase. Un'altra abilità interessante è Melee, offerta da Adriana, Captain of the Guard, in grado di potenziare le nostre creature in base agli avversari che attaccheremo, aumentando così i danni e rendendo ancora più efficace la nostra azione offensiva verso tutto il board. Ma non basta, ci sono anche creature come Odric, Lunar Masher, Aegis Skirmisher e Victory's Herald, che possono distribuire tutti o una parte degli effetti già presenti su una creatura su tutte le altre, rinforzando la strategia dei nostri bittanti migliori su tutto il nostro esercito, con un'azione che premia la nostra superiorità sul board. Possiamo poi anche pompare le nostre creature con Nobilis of War, Archangel of Strife e Glory of Welfare, in modo da rendere anche il più piccolo dei nostri soldati un bittante poderoso, in grado di infliggere più danni del previsto. E visto che il nostro archetipo è composto da angeli umani, non è male sfruttare Herald of War, che si permetterà di avere la possibilità di lanciare, con meno mana, sempre più creature ad ogni suo attacco, aumentando la nostra aggressività in campo. È bene anche inserire strumenti per ammendare la nostra numerosità sul campo di gioco. E cosa c'è di meglio di Brizmar, King of Ercos, Hero of Bladehold e Skyline of the Spot per ottenere più creature in campo? Inoltre, con l'ultima opzione, possiamo anche attivare l'abilità Monarca, che sarà molto facile da conservare, vista la nostra propensione ad aggredire gli avversari sul piano agro. Dobbiamo però preoccuparci di proteggere la nostra armata, non pensare soltanto ad attaccare a testa bassa i nostri avversari. Per questo motivo è bene utilizzare carte come Grand Abolisher e Angel of Jubilation, che sono in grado di rallentare l'azione avversaria, favorendo il nostro gioco.
Con un intento simile possiamo utilizzare l'accoppiata Gisela The Brooklyn Blade e Bruna The Fading Light, in grado di trasformarsi in Brisela, Voice of Nightmares, che oltre ad essere un ottimo abitante, bloccherà il lancio di spell dal costo mana 3 o meno, un plus perfetto per fermare più di un archetipo. Ci sono poi altre strategie utili per contrastare i nostri avversari, come Angel of Serenity, capace di esiliare creature dal campo di battaglia e dal cimitero, riducendo la presenza nei board nemici ed eventuali trick che bersagliano il loro grave. Possiamo poi costringere gli avversari a far entrare tappate le loro creature con Imposing Sovereign, Talia, Heretical Qatar, Authority of the Consuls e Blind Obedience, un buon numero di pali che ci possono fare comodo anche per agevolare la nostra combat phase. Un altro strumento per agevolare i nostri attacchi è Bedlam, che impedirà a tutte le creature di bloccare, lasciandoci così il campo libero verso archetipi a base pedine o volanti, in barba a possibili ostacoli alla nostra combat phase. Abbiamo poi Dolmen Gate e Iroas, God of Victory, per fare in modo che le nostre creature non subiscano danni da combattimento, senza contare che il nostro dio della vittoria ci offre anche minacciare, rendendo ancora più difficoltosa la possibilità di bloccare i nostri attaccanti. Infine possiamo usare Neeb, Veternal, che con tutte le nostre azioni bellicose sarà sempre capace di offrirci mana da volontà per continuare a popolare il nostro board di creature sempre più grosse e indigeste. Ora passiamo ad analizzare una serie di meccaniche che permetteranno di raddoppiare i nostri danni, derivati dalla combat phase, rendendo così ancora più efficace la nostra azione e rapida la nostra vittoria. La prima abilità è certamente doppio attacco, che possiamo avere con Mirran Crusader, Silverblade Paladin e Bruce Tar, Boshi Rared, con queste ultime due creature in grado di scegliere a chi offrire questa preziosa tech. Con un effetto esteso a tutta la nostra armata c'è Gisela, Blade of Gold Knight, che raddoppierà tutti i danni che saremo in grado di infliggere e dimezzerà quegli avversari, il massimo per restare la nostra azione incisiva e inarrestabile. Passiamo ora ad affrontare la meccanica che ci permetterà quasi sempre di chiudere le nostre partite, vista la propensione agro del nostro archetipo. Per fortuna in questi colori abbiamo diverse carte che offrono questo effetto, ad esempio tra le creature abbiamo Combat Cerebrant, Lightning Runner e Hellkite Charger, che con meccaniche differenti ci permetteranno una combat phase extra. Tra le magie abbiamo invece Reckless Assault, Saves of the Day, Wave of Aggression, World of War, Fury of the Hordes e Savage Beating, con quest'ultima in grado di fornire anche Double Strike, consentendoci di fatto di quadruplicare i danni che saremo in grado di infliggere. Abbiamo persino un incantesimo, Aggravated Assault, da annoverare tra le nostre potenziali chiusure, perché di questo stiamo parlando, di un modo molto aggressivo e brutale di condurre alla vittoria le nostre armate. Passiamo ad analizzare la mana base di questo archetipo, che in questa occasione può offrirci qualche tech interessante per interagire al meglio col nostro aggressivo piano agro. Un'ottima carta è Meria, The Sky Ruin, che può offrirci un nuovo abitante direttamente dal cimitero, appena saremo in grado di avere in gioco 7 o più pianure, senza costi aggiuntivi o ulteriori azioni da parte nostra, semplicemente gratis. Abbiamo poi Unwear Battlements, che già da sola può darci un piccolo aiuto, ma se l'abbiniamo a Unwear Garrison, avremo modo di ottenere Arwen, The Writing Township, un buon abitante in grado anche di produrre pedine, insomma, un bel boost alla nostra strategia. Possiamo anche contare su Slayer's Stronghold, capace di offrire un boost alla forza di una nostra creatura, oltre a cautela e rapidità, il tutto per due soli mana, un ottimo modo per spingere il maggior numero di danni verso l'avversario di turno. Infine abbiamo Sunnom, Fortress of the Legion, che ci darà doppio attacco alla nostra creatura, un effetto niente male se lo applichiamo al nostro migliore abitante. Abbiamo a che fare con un archetipo agro piuttosto spinto, in una coppia di colori non sempre ben visti, anche a causa di alcune carenze, come tutori o mana ramp, assenti in questa combinazione. Possiamo però sfruttare comunque alcune tech per migliorare la situazione e rendere il nostro mazzo all'altezza del meta con cui ci confrontiamo solitamente. Iniziamo con Helm of the Host, un artefatto perfetto per duplicare il nostro abitante migliore, renderlo rapido, per raddoppiare i nostri danni da infliggere, senza contare che avremo modo di raddoppiare ulteriori effetti a tutto vantaggio della nostra strategia. Un altro equipaggiamento interessante è Sunforger, che ci permetterà di tutorare tutte le nostre spell a basso costo nel mazzo, lasciandole al semplice costo di un untouch del nostro mantello, con un bonus impensabile in questi colori. Un bel potenziamento per la nostra armata potrebbe arrivare con True Conviction, che offrirà doppio attacco e legame vitale a tutte le nostre creature, senza costi aggiuntivi e ad ogni nostra combat phase.
Se poi puntiamo a rinforzare le nostre creature più piccole, Aurelia, Example of Justice, fa proprio a caso nostro, sia con l'abilità Mentore, sia con quella secondaria, che offrirà vantaggi a seconda del colore della creatura che bersaglieremo. Un altro angelo utile è sicuramente Avacyn, Angel of Hope, che fornirà l'indistruttibilità a tutti i nostri permanenti, preservando il nostro board a bratte di qualsiasi tipo, proteggendo così il nostro game plan. Abbiamo poi Scourge of Thron, che va a punire i giocatori in grado di guadagnare molti punti vita, con un attacco aggiuntivo per ogni volta che attiveremo una combat favor su di loro, azzerando il loro potenziale vantaggio. Se poi ci piace l'idea di equipaggiare le nostre creature migliori, Sword of Feast and Famine è la scelta vincente, sia perché punisce con un discard effect l'avversario di turno, sia perché ci fa stappare le nostre terre, dandoci nuovo mana a disposizione per giocare nuove minacce. Un'opzione interessante è anche Veilfire Liege, un buon modo per pompare le nostre creature, soprattutto se sono rosse e bianche, oltre a infliggere danni o guadagnare vita a seconda dei colori delle nostre magie. Se poi puntiamo a impedire i blocchi avversari e vogliamo che le nostre creature siano rapide, non c'è nulla di meglio di Urabrask Veiden, una creatura in grado in un colpo solo di offrirci tutte e due queste abilità. Per andare a risolvere la mancanza di mana ramp nei colori Boros, possiamo usare Weather Wayfire, un ottimo tutore di terre che nel multiplayer darà sicuramente il meglio di sé per ridurre questo gap. Infine possiamo consigliarvi Insurrection per rubare tutte le creature in campo e usarle contro i nostri avversari, magari per più di una combat phase, visti i nostri extra combat che siamo in grado di ottenere con questo archetipo. Direi che questo è tutto per questo comandante. Spero che questo video vi sia piaciuto e non dimenticate di mettere mi piace, mi raccomando. Se poi avete dei suggerimenti o volete un nuovo video su un altro mazzo Commander, potete scriverlo qui sotto, tra i commenti. Noi saremo ben lieti di condurvi nel mar oscuro dei formati poco noti per darvi nuovi spunti, nuove strategie su cui basare le vostre future partite. Ci si rivede presto qui, su Underground Sea. Questo video è disponibile grazie a daltenda.com, vendita online e distribuzione giochi.